Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di Campagna all'Italiana. In mia compagnia oggi c'è Simon Farmer 04. Ciao a tutti. E a breve dovrebbero raggiungerci anche gli altri. Siamo arrivati finalmente a fine estate, il giorno 07, che corrisponde appunto alla fine estate, e siamo arrivati finalmente al tempo della raccolta. Non abbiamo fatto proprio tutte le lavorazioni, però diciamo che le principali le avete viste, le abbiamo fatte. E non vedo l'ora di raccogliere, far su un bel po' di soldi e cambiare un po' di mezzi. Allora, abbiamo comprato il carrellone, il Fattori, infatti eravamo a 160.000 euro, ora siamo a 138.000 e caricheremo la trebbia. Non ci sta, ve lo dico già, non ci sta e lo so, ma cerchiamo di adeguarci perché non ho trovato un carrellone più adeguato che fosse un po' più largo per poterla trasportare. Quindi vabbè. Allora, bene, saliamo con la trebbia. Ok, dobbiamo starci proprio a pelo, ve lo dico già. Comunque se qualcuno conosce qua, ecco, vedete che già sono dritto. Se qualcuno conosce qualche carrellone pubblico che in cui ci stiano le trebbie, mi faccia sapere che vedo di aggiungerlo. Ok, come vedete ci sto per... no, vedete, sono già storto, quindi mi devo mettere dietro, sennò poi durante la strada mi cade. Proviamo. Vabbè che non devo fare molta strada, però vabbè. Bene, tentiamo la fortuna. Ok, l'ho attaccata al nostro fidato 1300, che con i suoi 130 cavalli non dovrebbe avere problemi a trainare il tutto. Tra l'altro gli spuntoni della barra tra un po' mi arrivano in cabina, se non sto attento. E perfetto, dai, io direi di andare a trebbiare i primi campi di riso, poi vi faccio vedere anche la situazione campi, vi faccio vedere un po' tutto, perché off camera abbiamo fatto davvero di tutto e di più. Allora, vediamo qui un attimo se riesco a fare manovre decenti e non perdere la trebbia. Devo andare pian pianino. Perfetto, da dire che ci sta. Bene. Ecco, praticamente l'ho caricata. L'ho caricata per fare 100 metri, neanche. Però vabbè, ci sta. Vedete, sta già cadendo. Ok, spegniamo. No, spegniamo un bel niente. Stacchiamo. E spostiamo un attimo il 1300. Perché di... scusate. Di qua devo passare a scaricare. Segna sulla trebbia che è già mezza andata, caduta. Ok, iniziamo a raccogliere. Ok, prima però vado a farvi vedere rapidamente la situazione campi. Come vedete sono cresciute ancora qualche erbacce. Volendo potevamo entrare a dare ancora un colpo con l'erbicida e farle morire, però siccome sono poche, vedete, 53 è praticamente pulito a parte questo pezzettino, e invece quelli a riso sono un pochino sporchi, giusto leggermente. Il 7-8 intatti, e quindi vabbè, amen. Mi sono dimenticato di farvi vedere l'allagamento dei campi di riso, purtroppo mi sono completamente dimenticato di farvelo vedere, magari lo vedremo nel prossimo ciclo di semini, raccolta e quant'altro. Allora, partiamo dall'1, che vi ricordo è seminato a riso, così come il 2, il 3, il 4 e il 6. Faremo tutti quelli a riso e magari prossima puntata faremo quelli a mais verde, che sono l'8 e il 53, che sono pronti anch'essi. Infatti vedete, tutti questi qua a riso sono pronti, l'8 e il 53 sono pronti, il 5 e il 7 non sono pronti perché sono a mais da granella e non è pronto. Infatti, vediamo qui. E come vedete siamo al settimo giorno e possiamo raccogliere riso e mais verde, mentre il mais normale non ancora, bisogna arrivare al primo giorno di autunno. Bene, bando alle ciance, iniziamo a trebbiare. Ok, dispieghiamo la nostra trebbia con i cingoli, come l'avete richiesta in mille, quindi vi ho accontentato, e iniziamo a trebbiare. Ok, finalmente la tanto agognata raccolta del riso. Ovviamente faccio l'andana perché ci servirà perché dobbiamo imballare e quindi dovremo anche andare a comprare le vacche e tutto quanto, e quindi abbiamo molte cose da fare. Oggi siamo solo io e Simon Farmer, però vi ripeto, non c'è molto da fare oggi, penso che trebbieremo e basta oggi,
E poi c'è anche da imballare l'erba che avevamo tagliato. Tra l'altro è un po' un casino con la season, la storia dell'erba. Infatti dopo vado a controllare se è tutto ok. In teoria dovrei mandare avanti un po' il tempo per far seccare, farla diventare fieno. In realtà vi dico che off camera abbiamo tripulato, abbiamo dovuto rifare tutto, nel senso abbiamo dovuto ritagliare nuovamente tutto perché era successo un po' un casino. E spero che ora si sia sistemato. Comunque ora vediamo. Magari faccio un paio di giri di campo e poi metto l'operaio oppure lascio la trebbia a Simon. Così almeno vi faccio vedere anche altro. E non solo la trebbia. Scusate se avete sentito abbaiare, è come al solito una cagnolina, che tra l'altro nello scorso episodio qualcuno mi ha commentato che più che una cagnolina sembrava una betomira. In effetti era arrivata quasi all'altezza del microfono e l'avete sentita proprio a tutto volume, poveretta. E vabbè. Niente, dai, allora finiamo il giro di campo, meglio proseguiamo col giro di campo. E volevo dirvi che sono soddisfatto per quanto riguarda l'andamento delle visualizzazioni e quant'altro, perché mi ero tra virgolette lamentato nel quinto episodio, però ho visto che poi col quinto episodio ci avete dato dentro con le condivisioni, con mi piace e tutto quanto, è stato seguito molto di più del quarto. Non chiedetemi perché, probabilmente mi avete ascoltato e avete condiviso con i vostri amici e mi fa davvero molto piacere. Dopodiché, anche la situazione della botte, in tanti mi avete commentato la screen che ho pubblicato, l'ultima screen che ho pubblicato, sta piacendo davvero tanti e vi dico la verità, sta piacendo un sacco anche a me. E secondo me sta venendo molto meglio rispetto a come sono venuti i rimorchi, quindi vedete che quando sarà pubblicata, l'attesa che avete dovuto aspettare sarà ripagata, ecco. Vi chiedo solo di avere ancora un po' di pazienza perché, ripeto, è in fase di test, sistemare le ultime cose e se poi tutto va bene la manderò alla Giants per essere pubblicata. Ok, tra l'altro spero che questo campo, cioè che tutti questi campi rendano parecchio, visto che abbiamo cercato di far saltare fuori la massima resa per quanto riguarda fertilizzazioni, concime. Avevamo arato, quindi in teoria dovremmo avere uno strato in più di fertilizzazione, tra virgolette. L'unica cosa che manca era la calce che non abbiamo fatto, però probabilmente lo faremo nel prossimo ciclo. Io comunque punto a fare un sacco di soldi per questa nostra prima raccolta, visto che abbiamo investito parecchi soldi per le attrezzature come il carrellone, avevamo acquistato il campo 56, mi pare, quello dell'erba e tante altre cose. Punto a fare tanti soldi perché uno dobbiamo sicuramente cambiare qualche mezzo che per forza dobbiamo cambiarli perché come avete visto alcuni fanno davvero fatica con la mod del realismo e quindi vanno cambiati. Poi dobbiamo comprare anche le vacche e quindi dobbiamo fare parecchi soldi il più possibile con questa prima raccolta che sarà quella che lancerà la serie o almeno spero perché altrimenti sono uccelli senza zucchero. E basta, qualcuno mi ha detto che forse dovevo aspettare ad aggiungere la mod del realismo perché ha reso un po' troppo tutto complicato. Un po' è vero, però sono anche soddisfatto di averla aggiunta perché mi piace questa cosa qua che i trattori facciano fatica, sprofondino, anche se forse era un po' esagerato perché con l'880 non riuscire a muoversi con l'irroratrice mi sembrava un po' troppo azzardato, però vabbè, ci stava. E comunque ho un bello slittamento anche con la trebbia, perché sono a... Cosa è successo? Perché mi ha abbassato la barra. Sono a un carico motore del 100% quasi e anche lo slittamento è abbastanza importante, sopra il 30%, prima ha toccato anche il 50%. E quindi questa mod aggiunge parecchio realismo. Mi piace. Allora, bene, dai, quasi finito il primo giro di campo. Perfetto. Magari intanto il secondo lo faccio fare a Simon. Fai tu il secondo, Simon. Così intanto io faccio vedere il campo. Ci sei, Simon? No, mi sa che si è assentato un attimo. Perfetto, allora lo faccio io il secondo. Ah, se Ci vuoi lo sei? faccio io Ah, è il campo. vero, No, ci sei già in sono, eh. partita, Fabio? Sì, ci Ah, ok, scusa, sono, eh. mi ero Sera a dimenticato. tutti. Allora saluta pure Fabio che mi sono dimenticato di far salutare.
Ciao a tutti, ciao a Ah, tutti. perdonami, giuro non mi Ah, ricordo. nessun Sei problema. arrivato last minute. Allora fammi piacere, finisci te il secondo giro di campo con la trebbia, che io vado un attimo a far venire. Vediamo. Far vedere il campo 56, che è quello appunto che va sfalciato. Allora, eccolo qui. In teoria, se non sbaglio, come mi hanno detto in tanti nei commenti e mi avevano anche confermato alcuni dallo staff, con la season in teoria non bisogna nemmeno voltare, basta far passare qualche ora, dare un'occhiata qui, dov'è che è, alle temperature e essiccamento potenziale dell'erba dove c'è il più, praticamente aumenta l'essiccazione, la rapidità di essiccazione dell'erba e si può così andare a farla seccare senza doverla nemmeno voltare. Quindi in teoria è così. Quindi se io mando avanti il tempo, probabilmente dovrebbe seccare da sola senza voltarla. Visto che l'altra volta l'abbiamo fatto, ma è stato inutile perché eravamo troppo indietro con la stagione ed è stato vano il nostro tentativo. Quindi in teoria dovrei mandare avanti il tempo e farcela. Sarebbe un po' un rischio, quindi preferisco prima finire di trebbiare tutti i campi a riso. Una volta fatto quello, magari nel prossimo episodio vi faremo vedere che abbiamo trebbiato tutti i campi a riso. Fatto quello, manderò avanti un attimino il tempo rapidamente per vedere se è tutto ok. E se sarà seccato il fieno, andremo direttamente a ranghinarlo e imballarlo. Nel mentre alcuni ranghineranno e imballeranno, noi trebbieremo le restanti cose, quindi il mais verde, e successivamente faremo anche il trinciato. Infatti vedete, questo qua è il mais da granella che è più secco. No, cosa sto dicendo? Sì, questo qua è quello da granella che è giallognolo, più secco, e questo invece è il mais verde che vedete è più verde ed è quello da trinciato, ecco, che c'è solo su questa mappa, ripeto, perché è una cosa che hanno implementato nella mappa. E ripeto, questa mappa non c'è per console ma solo per PC, e non so se uscirà per console, perché me lo chiede in tanti e quindi ve lo dico. Allora, la Calignani ce l'abbiamo, vero? Sì, l'imballatrice. Sì, eccola qua. Questa sarà la nostra amica per le prossime puntate. Però oggi resta lì. Allora, sì, c'è da portare a casa il Lambo, portalo pure. Intanto è tornato anche a Greenick, quindi saluta pure. Ciao a tutti. Ok. E questa è la situazione. Vi ripeto, c'è qualche erbaccia nei campi, però vabbè, non ci facciamo caso perché sono davvero minime, visto che abbiamo fatto passare più di una volta i campi, e come mi avete detto e come avevo pensato, i campi vanno fatti passare completamente e non solo dove ci sono i punti di erbacce, perché altrimenti poi crescono in quei punti dove non vengono date, dove non viene dato l'erbicida. E bene, direi che il punto della situazione è stato fatto. Intanto che Simon Farmer finisce il secondo giro di campo, io direi che facciamo un piccolo taglio e ci vediamo tra pochissimo. Ok, allora, nel mentre, ragazzi, abbiamo deciso di mandare avanti di un paio di giorni, giusto per vedere se, no, un giorno e mezzo circa o una cosa del genere, per vedere se riuscivamo a far essiccare il fieno, e ce l'abbiamo fatta. Strano, ma vero, ce l'abbiamo fatta. Allora, ci siamo anche aiutati con questo geggino che, come vedete, ci dà le indicazioni, diverse indicazioni su umidità e quant'altro, crescita delle piante e tutto quanto. E vabbè, ci siamo aiutati anche con lui e ci è tornato utile. Allora, abbiamo qua Fabio Simon Farmer che si occuperanno di questo fieno. Per il momento andiamo solo a ranghinarlo, poi magari nei prossimi episodi lo andremo anche a imballare. Per il momento ci limitiamo a ranghinarlo, così siamo pronti sia per imballare fieno sia per imballare poi la paglia del riso. Nico intanto stava trebbiando, io salgo un attimo sul... Mi lasci 180, please, Fabio, grazie. Che vado a votare, a parte che siamo al 44%, però vabbè. Magari Nico quando arrivi in fondo mi riempi il carro, così vado a votare intanto. Allora, bene, dai, direi che stiamo andando bene. Abbiamo iniziato con la raccolta. Sicuramente off camera trebbieremo anche parecchi degli altri campi. Per quanto riguarda la trinciatura, invece, perché come sapete, mieteremo il mais da granella, ma quello verde è da trinciare. Dobbiamo decidere se noleggiare una trincia,
quindi una di queste qua di default, oppure anche la John Deere visto che l'abbiamo aggiunta come mod, o noleggiare una trincia, ma ci costa parecchio pure noleggiarla, perché alla fine 20.000 euro solo per noleggiarla e per fare due campetti non mi sembra il massimo. Oppure potremmo acquistare, dov'è che è? Questo qua, solito attrezzo che abbiamo visto anche in qualche serie, in FS15 se non sbaglio, richiede una potenza di 150 cavalli che abbiamo, ovviamente la larghezza di lavoro è bassissima, sono 2,2 metri di larghezza di lavoro, non so se può valere la pena o meno, però volendo potremmo usare quello. Aspetta, non ho guardato quanto costava. 38.000 euro, cioè considerando che con 18 noleggiamo la trincia per un giorno, con 38 abbiamo l'attrezzo che ci permette di fare la stessa lavorazione. Certo, sono 2,2 m, certo bisogna impiegare il trattore, però poi ci resta l'attrezzo e l'indomani possiamo anche venderlo e recuperare qualche soldino. C'è un po' da decidere, magari se mi viene in mente vi faccio il sondaggio nelle schede, però sarà più un sondaggio fittizio, magari ne terrò conto a meno che vinca una cosa più che l'altra di molto, però la mia idea per ora non è di noleggiare la trincia, ma è quella di comprare quell'attrezzo, visto che tanto siamo sempre almeno in 3 o 4 a registrare, quindi almeno uno viene impegnato a trinciare, l'altro col carro che gli deve stare dietro, e anche l'altro carro che va avanti e indietro, quindi preferivo puntare su quello inizialmente. Poi quando faremo i soldi, prima o poi acquisteremo anche la trincia. Io sono andato a votare anche se il carro era neanche al 60%, però siamo qua vicini alla farm e quindi sono comunque andato. Almeno vi faccio vedere anche uno scarico, anche perché ora 2 minuti e chiudo, ragazzi, anche questo episodio. Chiudo perché non voglio farli durare troppo, perché ho notato che quelli lunghi non vengono tra virgolette seguiti come quelli che durano meno. Dalle statistiche di YouTube vedo che a una certa l'utente chiude il video e stop. Vuoi che si stufa e lo finisce una volta successiva, vuoi che non gli piace il video, perché può essere anche quello, chiude e stop. Quindi preferirei Tranquillo, farli no. durare non troppo. Cosa, Nico? Succede anche sui video da 3 minuti sta Ah roba. beh, È sì, sicuramente, ovvio. bruttissimo. Mi lasci la trebbia, che così chiudo l'episodio sulla trebbia. Sì. Dopo te la rilascio subito. Ok. Niente, dai. Probabilmente ora non ho tenuto il tempo di quanto è durato questo episodio. Probabilmente è durato anche meno del previsto. Però penso che una ventina di minuti ci siamo. Però ricapitolando, allora abbiamo i campi praticamente che dovrebbero darci quasi la resa massima perché manca la calce e poco altro. Dovremmo avere un'ottima produzione, considerando che siamo già andati a scaricare una volta e non siamo nemmeno a metà campo. In teoria anche il riso ci dovrebbe produrre abbastanza, grazie alle lavorazioni che abbiamo fatto di mezzo, tra virgolette. Speriamo, anche perché abbiamo investito molto e speriamo che ora non so quanto lo paghino il riso, spero che lo paghino bene perché altrimenti siamo fregati. E però beh, abbiamo anche il mais, l'attrezzato granella, quindi però 6:26. ripeto che 6,26 dai, non è malissimo, non è malaccio. Ripeto che dobbiamo comprare anche le vacche, che anche quelle di solito su farming sono un buon guadagno. L'unica cosa c'è da capire se saranno complicate da gestire, perché ricordo che con la season anche quelle andranno a incidere parecchio, perché la gestione è totalmente diversa. Poi lo vedremo meglio quando ci occuperemo anche di vacche e quant'altro. Allora, Buonasera. giù la lama. Ciao Miki, Ciao stavamo amici, giusto belli. per chiudere tra un minuto, giusto? Ho sentito. Ah, ok. Ci ha raggiunto anche Miki, last minute, però vabbè. Comunque noi off camera ora andremo avanti a fare due o tre cosette, quindi non temete, prossimo episodio vedrete altro, non vedrete solo il riso, ma ci sarà in ballo anche altro. Vi ricordo che, sperando di ricordarmi, di votare nel sondaggio se volete vedere la trincia o se volete vedere quell'attrezzo. Vi ripeto che io sono più sull'attrezzo che sul noleggio della trincia, però vedremo chi vince il sondaggio e valuteremo il da farsi, ecco.
Bene, finalmente, ripeto, siamo riusciti ad arrivare anche alla tempiatura del riso. Abbiamo, dopo 6-7 episodi, siamo riusciti dall'aratura alla raccolta e direi che sono anche abbastanza soddisfatto per come sta andando la serie e come è andato, diciamo, la prima stagione, tra virgolette, della raccolta, ecco. Bene, dai, direi che possiamo finire questo campo e pensare già anche agli altri. Non li finiremo per il prossimo episodio, magari ne lasciamo uno o due, così almeno due vanno a trebbiare, due vanno a trinciare, e poi ricordo che c'è anche il campo 56 che va imballato e oggi solamente ranghinato, e basta. Nico, stai pure lì che tanto, cioè se vuoi vai a votare, però stai pure lì che tanto sono al 0% di riempimento, quindi è inutile che mi corri dietro. Tranquilla, okay. Che è bello guidare sto trattore. Ok, se qualcuno vuole prendersi la trebbia, io per ora metto l'operaio, se qualcuno vuole rubarmela me la rubi. Faccio giusto subito un giro per farvi vedere chi c'è qua in giro. Allora, abbiamo Nico. Ciao. Saluto a tutti. Pure. Ok. Abbiamo Fabio. Ciao a tutti. Ok, poveretti, sono stati un po' disoccupati oggi, però qualcosina hanno fatto, ma poverino Fabio ha fatto praticamente nulla. Normale, siamo in Italia. Poi abbiamo Simon Farmer 04. Ciao a tutti. Che ha praticamente finito di ranghinare, gli manca giusto questo pezzetto, perfetto. Quindi direi che il tempo non lo tocchiamo più fino al prossimo episodio. E poi abbiamo in Discord, abbiamo anche Miki che ci saluta. Ciao a tutti. Perfetto, detto questo, un ciao anche da parte mia, spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace e condividetelo con i vostri amici e con chi volete. E niente, dai, se raggiungiamo 200 like, il prossimo video ve lo faccio avere il prima possibile, piuttosto che aspettare 4-5 giorni, ve lo faccio vedere già magari il giorno dopo che raggiungiamo i 200 mi piace. Detto questo, un caro saluto anche da parte mia e al prossimo video. Ciao!